Moderna, una delle manifestazioni più riuscite e gustose della città di Fano. Dal 9 al 10 luglio nei giardini del quartiere Tombaccia, i volontari dell'associazione culturale Quedla dal Fium sono pronti per dare il via alla 11ª edizione della Festa del Fritto. In entrambe le giornate gli stand gastronomici apriranno dalle ore 19 per offrire tutti i prodotti tipici come la frittura di verdure, pesce e carne, oltre ai vari menù. Novità di questa edizione, il tris di biscotti, ovviamente fritti. Partiremo nuovamente con la Festa del Fritto. Dopo due anni sabbatici che non ci hanno consentito appunto di proseguire questa manifestazione, questa sarà l'11ª, ma su un decorso di 13 anni. Faremo la manifestazione in linea con quello che abbiamo fatto nelle edizioni precedenti, per cui avremo il ballo al sabato che precederà l'orchestra Polisano e il ballo sarà appunto realizzato dal corpo di balla Dance Mania. La domenica invece avremo balla onda e saranno preceduti dal corpo di ballo di Sabrina che proporrà una sua esecuzione. Agli stand enogastronomici ci sarà la Perla di Maurizio che proporrà appunto le sue pietanze fritte e a coronamento del tutto proporremo anche un tris di dolcetti sempre fritti che le persone avranno la possibilità di degustare. Ma la Festa del Fritto non è solo gastronomia e buona musica. In entrambe le giornate non mancherà l'intrattenimento, le mostre, i mercatini e il divertimento per i più piccoli. Insomma, si torna finalmente alla normalità con gli eventi nei quartieri cittadini. Anche Tombaccia riprende il suo evento, un evento che negli anni si è saputo caratterizzare per una grande presenza di pubblico, quindi per la possibilità di far conoscere anche questo quartiere, ma anche per dare una grossa vitalità per aggregare la comunità di Tombaccia e devo dire che è la stessa che poi dà una grande mano alla città per realizzare una serie di eventi. Questo è il modo giusto di creare la città, di creare la comunità e quindi da parte nostra è una bella soddisfazione dopo un periodo così delicato come quello della pandemia rivedere che tutti i quartieri riprendono appieno le proprie attività. Quindi è importante adesso da parte di tutti dargli pieno supporto, quindi questo sabato e questa domenica a Tombaccia ritornerà l'evento che tutti abbiamo conosciuto in questi anni.